Ciao amici del canale Tao Power Life, oggi parliamo Qigong e in particolare riprendiamo gli otto versi di Broccato facendo il sesto esercizio, che è un esercizio molto importante per i nostri reni. Cosa, secondo la medicina tradizionale cinese, cosa dimora nei reni? Nei reni dimora il Jing originario, cioè l'essenza che ci è stata trasmessa dai nostri genitori. Se i reni sono forti, i reni sono in grado di trasformare il Jing originario nel Qi originario, e quindi è molto importante. Facciamo precedere al solito l'esercizio, l'esecuzione dell'esercizio, della lettura della poesia o brano che i maestri trasmettevano agli allievi per memorizzare l'esercizio. Allora, le due mani tengono i piedi per rafforzare i reni e la vita. Quando i reni e la vita sono forti, l'intero organismo è forte. Piegate la vita e tenete i piedi, è il metodo più efficace per rafforzare i muscoli, tendini e le ossa. Uno giù e uno su, e la forza vitale aumenta enormemente. È il metodo migliore per prevenire i raffreddori. Quindi è un esercizio che andrà a rafforzare e stimolare la nostra zona renale, i reni, che secondo la medicina tradizionale cinese sono la dimora del Jing originario e che si trasforma in Qi originario laddove i reni sono forti. E se più abbondante è il Qi originario, più è forte la capacità del nostro organismo di creare uno scudo difensivo, il Qi difensivo, che ci protegge, come ci dice, anche da malattie, da raffreddamento, dei nostri raffreddori. E la poesia poi dice: è il metodo più efficace per rafforzare i muscoli, i tendini e le ossa. Perché? Perché i reni, secondo la medicina tradizionale cinese, sono collegati proprio alle ossa, ai muscoli e ai tendini. Come si fa questo esercizio? Allora ci mettiamo in posizione eretta e cominciamo da questa posizione con le mani che scendono, fanno una leggera pressione con i palmi verso il basso. Dopodiché le mani vengono su, girano in corrispondenza del viso e si vanno a allungare in alto, come se dovessero sorreggere il cielo. Lo manteniamo la posizione per 3 secondi e in questa posizione ciò che tende il nostro punto VG4, che si trova proprio in corrispondenza del vaso governatore 4 tra i nostri reni, sta in tensione. Vediamo che si irrigidisce. Dopodiché 3 secondi e torniamo giù, afferrando i nostri piedi. La concentrazione sta sul nostro punto, la cavità Yongquan, che si trova, è il primo punto dei reni e che si trova al centro del nostro piede. La concentrazione quindi è lì. Tiriamo su i piedi e tirando all'insù i piedi le dita dei piedi, si crea una rigidità, una tensione proprio in corrispondenza dei nostri muscoli lombari. La tensione del muscolo crea il blocco, un blocco nella circolazione del Qi. Quindi è come se la circolazione in quel punto si fermasse. Nel momento in cui poi lasciamo le dita dei piedi, c'è la fase di successivo rilassamento. Quindi da una tensione forte c'è il rilassamento che sblocca la circolazione del Qi e anzi la rafforza, no? È come se andassimo a togliere una diga per ripristinare il flusso corretto. E questo mi fa andare ad aumentare la circolazione del Qi in corrispondenza della zona renale, con ciò portando più nutrimento e rafforzando i reni. Se
Se i reni sono forti, maggiore è la loro capacità di trasformare il G originario in C originario. Se il C originario è forte, maggiore è la capacità del nostro organismo di creare C difensivo, uno scudo che ci protegge dalle malattie, diciamo dal freddo, perché è il C che ci dà calore, proteggendoci dai fattori, diciamo, invernali. Ecco perché, come dice il brano, ci protegge anche da malattie da raffreddamento. Dovremmo fare 16 ripetizioni. Cominciamo da questa posizione, leggera pressione. Inspiriamo, poi espiriamo in fase di discesa. Tratteniamo 3 secondi quando stiamo su. Quindi, inspiriamo. Manteniamo, estendiamo, scendiamo giù, attenzione sullo yokuan, sentiamo la tensione sulla parte lombare e riveniamo su col busto, sciogliamo la tensione e la circolazione riprende, riandiamo su. Finisce in questo modo quindi anche la pratica del sesto esercizio degli 8 pezzi di bloccato. Se vi è piaciuto il video, condividetelo, è un esercizio molto importante per la salute dei nostri reni, anche perché i reni sono collegati alla salute delle nostre ossa, alla salute dei nostri muscoli e tendini, ma anche alla salute proprio del nostro organismo intero. Perché la forza dei reni sviluppa anche la forza del nostro C difensivo. Quindi condividete il video perché possano praticarlo anche i vostri amici e i vostri contatti e perché il benessere non resta fermo, ma corre tra tutti voi facendo pratica, 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 pratica. Al prossimo video con Tao Power Life. Ci vediamo alla prossima, ciao!